Buonasera a tutti e stasera un piccolo approfondimento su Ghino di Tacco Cacciaconti nei documenti d'archivio e soprattutto nelle pagine di Dante e dei suoi commentatori. Dante nomina Ghino di Tacco nel sesto canto del Purgatorio quando incontra l'Aretino. L'Aretino è ben in casa dalla Laterina, prima era stato professore allo studio di diritto, allo studio di Bologna, e poi nel 1285 Benincasa era giudice del podestà di Siena, Guido dei Conti Guidi, ed era stato l'Aretino ucciso proprio da Ghino per vendicare il proprio padre Tacco. Qui v'era l'Aretino che dalle braccia fiere di Ghino di Tacco ebbe la morte. Siamo nel Purgatorio, ma cosa voleva indicare Dante con l'espressione braccia fiere? La fierezza, quindi, la forza nobile di Ghino, nonostante l'omicidio del giudice, oppure il suo essere selvaggio e crudele, in latino ferus vuol dire selvaggio, crudele, proprio per l'omicidio del giudice. Per cercare di definire il senso di questa citazione, propongo alcune annotazioni su Ghino di Tacco Cacciaconti. Tutti sanno che è un personaggio notissimo nella letteratura fino anche a tempi recenti. Guerrazzi, Pascoli, Enrico Novelli e Bettino Craxi con il suo notissimo libro del 1999, di cui mostro la copertina. Però dobbiamo essere consapevoli, come ha scritto e detto anche recentemente Mario Ascheri, che la ricostruzione storica ha dei vuoti documentari che non sono stati ancora colmati, proprio sul periodo in cui Ghino sarebbe stato, è stato a Radicofani. Ce lo dice la letteratura, ma non sono stati trovati documenti di archivio su questo periodo. Mi baserò su questo, per questo mio piccolo approfondimento, su quanto ha scritto Giovanni Cecchini, che è stato direttore dell'Archivio di Stato nella prima metà del Novecento e aveva pubblicato un saggio, Ghino di Tacco, nel 1957. Poi ci sono una voce, naturalmente, le voci del Dizionario Biografico degli Italiani e dell'Enciclopedia Dantesca, sia su Ghino che su Benincasa dalla Laterina. Allora, posso dire che la parte di documenti d'archivio, nonostante la mia propensione per raccontarvele tutti, cercherò di riassumerla, perché chi vuole si può leggere benissimo il saggio del Cecchini, che è nell'archivio storico, nella rivista Archivio Storico Italiano, e quindi troverà lì tutti i documenti. Documenti che ci dicono che Ghino non era della famiglia del Pecora o Pecorai, ma come naturalmente suo padre Tacco e suo zio Ghino, ma era omonimo, facevano parte della famiglia dei Cacciaconti. Tacco di Ugolino, il padre, e lo zio Ghino signoreggiavano negli anni 1260-1270 sui castelli della Fratta e di Guardavalle in Val di Chiana, in una zona di confine turbolenta tra Siena, di confine tra Siena, lo Stato Pontificio e i domini fiorentini. Mostro qui l'immagine del castello della Fratta, che è ancora in essere, mentre di Guardavalle scomparso, non posso mostrare niente, è rimasta solo una casa colonica che ne ha il nome. Ghino nacque nella seconda metà del secolo XIII, non si sa, probabilmente intorno al 1270, non si sa dove nacque e chi fosse sua madre. Intanto Tacco, Ghino Senior attaccavano il governo, il nuovo governo guelfo negli anni, nel 71, di nuovo nel 75, il nuovo governo guelfo di Siena, nel contesto di una più generale sollevazione ghibellina in Toscana. Cercavano di impadronirsi del castello di Torrita. Qui mostro un'immagine di questa importante cittadina della provincia di Siena. E nel 1277 cercavano di incendiare. Di questa rivolta fece parte anche un'uccisione, per il quale Tacco e il fratello Ghino, qui è sempre Ghino Senior, non sto parlando naturalmente del nostro Ghino di Tacco,
furono condannati in contumacia e di nuovo un'altra insurrezione nel 79. È evidente che per il momento però questi ghibellini, questi nobili del contado, come questi cacciaconti che si ribellavano, godevano ancora di favore in Siena perché grosse decisioni nei loro confronti ancora non vengono prese. Finalmente nel 1285 abbiamo un documento dove è nominato proprio Ghino di Tacco, il giovane Ghino, al quale furono sequestrati delle stoffe che poi il comune di Siena vendette. Quindi probabilmente erano il bottino di qualche furto fatto contro dei mercanti che passavano nella Val di Chiana. Sappiamo che nel corso del 1285 Tacco, quindi il padre, fu catturato e fatto giustiziare per ordine del giudice Benincasa dalla Serina. Ce lo dicono, ce lo dice Dante, ce lo dice i commentatori, ma ce lo dice anche un documento interessantissimo perché è il pagamento da parte della Bicherna di Siena ai nunzi Paolino, Nerio e Salvuccio, che erano stati 2 giorni e una notte in Val di Chiana per catturare, insieme a una masnada di birri, per catturare proprio il nostro Tacco. Ghino allora prese il posto del padre a capo dei ghibellini che si rivoltavano in Val di Chiana. E qui abbiamo tanti episodi riportati dal Cecchini, sappiamo di rapine fatte, sappiamo di assalti a castelli, di bande che Ghino, insieme spesso, a volte insieme allo zio e a un cugino, aveva capeggiato. Interessanti soprattutto sono dei movimenti insurrezionali tra l'aprile del 94 e il 95 per impadronirsi del castello di Serre di Rapolano, di cui anche qui mostro un'immagine, con l'aiuto di abitanti del castello stesso, tra cui un tale Guccio di Guittone, che mal gliene incolse perché poi fu preso dai senesi e pagò per il suo tradimento contro Siena. E anche una congiura per insignorirsi della Rocca di Scorfiano, che era un antico feudo della fa sua famiglia, dei Cacciaconti, e qui anche ho l'immagine di Scorfiano. Tutti i complici di Ghino furono colpiti da durissime condanne. Ma risulta dai verbali dei processi che lui ancora era imprendibile, forse godeva ancora di questi, erano cacciaponti, quindi godeva ancora di favori da parte di certi ghibellini che si erano fatti sì guelfi, ma avevano mantenuto un animo ghibellino, evidentemente. Dovrebbe essere dopo il 1295 che Ghino abbandona le terre che erano appartenute alla sua famiglia, cioè la Val di Chiana, e si reca a Radicofani, cioè nel territorio che era del Papa, era nel dominio pontificio, al confine proprio con Siena. Allora, non c'è un documento, per quanto anch'io abbia cercato, ma purtroppo io cerco nella documentazione senese e invece dovrebbero essere fatte, a mio parere, delle più accurate ricerche nella documentazione dell'Archivio Vaticano, perché stando Radicofani nel dominio pontificio, lì dovrebbero risultare dei documenti in materia. Allora, non ho questo documento che lo collochi con certezza a Ghino di Tacco a Radicofani. I riferimenti sono letterari. Abbiamo Boccaccio, l'Anonimo Fiorentino, altri commentatori di Dante, commentatori trecenteschi, quindi di poco successivi a questi eventi, però su questo ritornerò. Rimando anche su questi rapporti di Ghino di Tacco a Radicofani a 2 saggi di Mario Scheri. Il primo è nel libro La città fortificata di Radicofani del 98 a cura di Carlo Avetta, il secondo è la prefazione, introduzione al fumetto, simpatico fumetto di Filippo Cenni, Il falco di Radicofani, storia e leggenda di Ghino di Tacco. È stato pubblicato da Pacini nel 2008 e di questo ho cioè ho anche l'immagine. La rocca di Radicofani, e qui ho una bellissima immagine suggestiva che riprende la rocca nella Val di Chiana, dominava una delle maggiori vie d'accesso da Siena a Roma, la via Francesca.
o francigena, come si voglia chiamare. Si prestava dunque a essere una base d'azione per un ribelle a capo di un raggruppamento di ribelli. Era ritornata agli inizi del 200 al patrimonio di Pietro ed era amministrata con un condominio certo non facile tra il castellano di fiducia papale e il vicino potente abate di San Salvatore al Monte Amiata. Nel 1284 si era ribellata la Chiesa, quindi questi sono gli anni in cui c'è questo conflitto fra gli abitanti di Radicofani, lo Stato Pontificio, la Siena, Orvieto, i nobili aldobrandeschi, una situazione che avrà senz'altro favorito la venuta di Ghino a Radicofani, insomma. Sappiamo che nel 1305 Radicofani ritornava sotto il dominio definitivamente, cioè definitivamente per un centinaio poi e più di anni, fino al 1441 che non è passata a Siena, sotto il dominio pontificio. E lo sappiamo perché ci sono dei documenti che di nomina di un castellano fedele a Roma, Biasimuccio, tale Biasimuccio da Radicofani. Quindi deve essere state fra il 90 e il 1305 che Ghino ha dominato Radicofani in quegli anni di questa situazione di non sudditanza a nessuno della rocca di Radicofani. Abbiamo anche altri documenti che ci nominano i successivi castellani, che furono Nerio, Pietro e Monaldo di Giacomino. Quindi sappiamo che la parabola di Ghino a Radicofani dovrebbe andare dagli anni 90 fino al 1304-5. Questi documenti li ha pubblicati Angela Lanconelli, un saggio questi documenti pontifici sui castellani pontifici, in un saggio del 1990, ora recentemente ripubblicato in un libro sullo statuto di Radicofani del comune. Le imprese di Ghino quindi a Radicofani però non lo allontanarono da cercare di riconquistare i feudi familiari in Val di Chiana. Sappiamo che nel 97 tentava di costruire un castello tra Torrite, Guardavalle e Sinalunga. Ci fu a Siena una commissione d'inchiesta che cercò di ostacolarlo e questo verbale della seduta del 4 dicembre 1297 è l'ultimo documento d'archivio noto relativo a Ghino di Tacco. Allora direte, ma cosa c'entra Dante, commentatori di Dante? Ecco, delle ulteriori vicende, soprattutto quelle avvenute a Roma e a Radicofani, ce ne danno conto non i documenti, ma i commentatori trecenteschi di Dante, e tra cui, per esempio, i principali sono Francesco da Barberino, un notaio che ha scritto i documenti d'amore, e il Boccaccio nel Decamerone. Tante citazioni letterarie hanno il loro peso storico, tutte concordano infatti nel rappresentare Ghino come un bandito, sì, ma con particolari dose di misura e di generosità. Sensi di umanità dimostra infatti Ghino nell'aneddoto riferito da Francesco da Barberino, dove risulta capace di rinunciare a parte del bottino, cioè non era un ingordo, ma sapeva, parte la restituisce al mercante. Jacopo della Lana, l'Ottimo e Francesco da Buti affermano che usava risparmiare la vita a quanti catturava e che trattava i suoi prigionieri con cortesia. Benvenuto da Imola arriva a descrivercelo. Questo mi piace raccontarlo. Era bello, alto, di capelli neri, nerboruto e fisicamente fortissimo. Anche l'episodio accennato da Dante e riferito con varie accentuazioni coloriture da tutti i commentatori, cioè che Ghino avesse vendicato l'uccisione del padre Tacco uccidendo in Roma durante il periodo del pontificato di Bonifacio VIII, quindi fra il 1294 e il 1303, il giudice venne in casa dalla Terina con un atto audacissimo perché l'aveva ucciso nell'aula stessa dove sedeva in funzione di giudice di un tribunale romano. Si può ritenere vero perché dove concordano decine di commentatori
tutti del primo 300, quindi a distanza di pochi decenni dall'avvenimenti, lo reputo sicuramente vero. Frutto invece, probabilmente dell'invenzione novellistica e della bravura del Boccaccio, è l'episodio sul trattamento riservato all'abate di Cluny, caduto nelle mani di Ghino, e inoltre sui favori che l'abate gli avrebbe fatto concedere da Papa Bonifacio VIII, cioè una ricca prebenda addirittura dell'Ordine dei Cavalieri Gerolomitani. Probabilmente Ghino invece continuò una sua esistenza di bandito smandito, e perché racconta, sempre Benvenuto da Imola, che morì a Sinalunga, nel comitato di Siena, salito da molti, forse a tradimento, e dopo aver pugnato da Prode. Se sia vero questo, e se accadde nel 1303, come dicono alcuni, o nel 1313, non è possibile dirlo, dato il silenzio delle fonti di archivio. Non sono neppure in grado, nessuno di noi è in grado di valutare se queste qualità furono positive o negative, perché la tradizione popolare, la leggenda di questo Robin Hood italiano ha probabilmente contribuito a deformare la realtà storica, sia nel Boccaccio, sia probabilmente in tutta questa letteratura che è seguita. Certo, era probabilmente aveva alcune dosi di coraggio e di liberalità e un suo senso della giustizia. Nello stesso brevissimo accenno di Dante sembra ricoglierci un senso, se non di ammirazione, almeno di comprensione. La fierezza, insieme alla vita da nobile ribelle, forse riscattano l'azione delittuosa. Fra l'altro, se no l'avremmo dovuto trovare fra i briganti nell'inferno, non ce l'abbiamo trovato, non è neppure nel purgatorio, è solo nominato. Però Benvenuto da Imola addirittura dice che il poeta ritenesse Ghino degno di salvare l'animo e perciò lo avesse citato nel purgatorio. Forse Dante, anche a sua volta smandito e condannato a morte dal governo guelfo di Firenze, poteva sentirsi in qualche modo solidale con l'antico feudatario senese che coi suoi predoni teneva tutta la Tuscia in ribellione e in timore. Per un certo periodo Ghino potrebbe aver dominato un'ampia zona stando proprio radicofani, almeno così suggerisce la sua statua in bella pietra locale nel basalto, commissionata tra il 77 e il 1978 dal comune di Radicofani allo scultore Aldo Fatini. Ghino dai giardini pubblici sembra ancora spaziare con il suo sguardo sulla Tuscia e sul patrimonio di San Pietro, forse in attesa del grasso abate di Cluny, che doveva andare a trovarlo per poi metterlo a dieta, no? Ecco, le braccia per me, più che fiere, sono davvero nervolose.